questo video parleremo di Fidelity Card. Vedrai che troverai le risposte a tutte le tue domande, perché veramente faremo un'analisi dalla A alla Z di che cosa sono i programmi fedeltà, come funzionano e soprattutto come farli funzionare. Spesso in realtà succede che i negozi e le attività utilizzino le Fidelity Card, però senza una strategia strutturata e senza degli obiettivi chiari. Vi faccio un esempio: la pizzeria che consegna ai clienti la tesserina cartacea con i timbrini, il cliente la prende se la dimentica nel portafoglio e fondamentalmente le Fidelity Card non spostano nulla nel business. Ecco, la cosa fondamentale prima di partire quindi è veramente avere chiaro in mente quali sono i nostri obiettivi che mi consentono di raggiungere le Fidelity Card e in che modo poi possiamo gestire il programma fedeltà per ottenere risultati. Partiamo dalla cosa più semplice, più banale. Che cos'è una Fidelity Card? Sono delle tessere fedeltà, ovvero dei programmi per fidelizzare i clienti. Le Fidelity Card si basano fondamentalmente su un meccanismo, cioè premiare i clienti per incentivarli ad acquistare dal tuo negozio, dalla tua attività e non dalla concorrenza. Abbiamo detto mille volte in video, blog, eccetera, che vendere a chi è già tuo cliente costa molto meno che acquisire nuovi clienti. Per questo moltissimi brand, come ad esempio Starbucks, investono nei programmi fedeltà. Vi do qualche dato: l'84% dei consumatori afferma che è più propenso a rimanere fedele ad un brand che offre un loyalty program e il 66% dei clienti dichiara di essere influenzato nel comportamento di spesa dalla possibilità di ottenere i premi. Fonte Shopify. Ma chiediamoci quindi: quali obiettivi possiamo raggiungere con le Fidelity Card? Spesso dico anche qua, ogni azione nel marketing deve avere i suoi obiettivi, quindi dobbiamo avere chiari gli obiettivi, i nostri KPI, quindi Key Performance Indicator, che sono quei parametri da tenere sotto controllo per capire se stiamo lavorando bene. Nel caso delle Fidelity Card, i KPI potrebbero essere il numero di tessere mensili, gli incassi e il numero di volte in cui i clienti tornano in negozio. Ecco quindi a cosa servono le Fidelity Card. Sono un ottimo incentivo per la lead generation, soprattutto nel local marketing, perché ci permettono di raccogliere contatto dei clienti per inviare loro email e SMS, arrivando così in modo diretto e non passando per algoritmi, social, eccetera. Chiaro che quello anche bisogna farlo, però è importantissimo avere il contatto dei clienti. Le Fidelity Card sono perfette perché quando il cliente viene in negozio potete dirgli: guarda, ehi, ti do subito 5 euro di sconto qua in cassa, se vuoi iscriviti al programma fedeltà e ti do subito lo sconto, insomma. Quindi lead generation facile. Step 2, ci consentono di avere delle informazioni precise sugli acquisti per poter segmentare i clienti e inviare loro delle comunicazioni molto più efficaci. Vi faccio l'esempio: noi potremmo, per esempio, selezionare chi ha speso più di 1.000 euro nell'ultimo anno e mandare un super sconto fedeltà. Chi ha speso invece una cifra più bassa, mandare un piccolo coupon a fine anno per incentivarli a tornare in negozio. Insomma, possiamo poi mettere in atto varie strategie derivanti dalla segmentazione in base agli acquisti. Terzo obiettivo, le Fidelity Card incentivano i clienti a spendere di più. Perché? Più spendono, più guadagnano. I dati dimostrano che chi ha un programma fedeltà riesce ad aumentare lo scontrino medio e di conseguenza gli incassi. Ed infine l'ultimo obiettivo è che se i clienti sono contenti del tuo programma fedeltà, dei tuoi prodotti e servizi, saranno stimolati a fare il cosiddetto passaparola positivo. Parleranno quindi bene della tua attività, saranno promotori del tuo brand, metteranno le storie su Instagram taggandoti. Insomma, un cliente fidelizzato e soddisfatto è davvero preziosissimo. Passiamo però alla parte delle tipologie e dei costi, perché se stai valutando di creare un programma Fidelity Card per la tua attività, sicuramente starai anche valutando i costi da sostenere. Che si tratti di sconti, omaggi, coupon, accesso anticipato alle promozioni, è chiaro che devi mettere in conto di dover comunque regalare un qualcosa ai tuoi clienti, e questo è un costo che però vedrai che ti verrà pienamente ripagato, anzi ci guadagnerai davvero molto poi con man mano che il programma fedeltà prende piede. Il secondo costo che dobbiamo sostenere è legato alla gestione delle tessere fedeltà e quindi qui iniziamo a ragionare sulle tipologie di Fidelity Card.
Quelle che probabilmente vi saranno venute in mente da subito, boom, sono le tesserine cartacee che c'erano, ci sono veramente da tantissimi anni. Se torniamo all'esempio che vi ho fatto all'inizio dei timbrini della pizzeria, il titolare non ha traccia delle fidelity card e i clienti si dimenticano le tessere, il costo sostenuto quindi è la stampa delle fidelity, il costo guadagnato, beh, le fidelity card non incideranno molto sui guadagni. E quindi i clienti, se devono tornare, tornano al di là del programma fedeltà. Vi do anche qualche dato: il 44% dei consumatori deve portare con sé dalle 2 alle 4 fidelity card, mentre il 43% afferma che avere le carte nel portafoglio è il più grande problema dei programmi di fidelizzazione. La fonte Core Broker. Questo cosa significa? Che avere una tessera cartacea nel portafoglio è un problema oggi per i clienti. Dopo le tesserine cartacee sono arrivate le fidelity card in plastica, in PVC, le classiche fidelity dei, mi viene in mente, dei supermercati. E queste tessere sono comode quando la rotazione dei clienti è molto alta e quindi c'è la necessità di un software fidelity card che sia collegato al punto cassa. Diciamo, la tessera viene passata nel punto cassa e automaticamente si accumulano i punti. Molte volte nei gestionali con un piccolo sovrapprezzo è collegato anche un programma fedeltà, però ci sono due grandi limiti a questo sistema. Il primo è che il più delle volte nei gestionali non è incluso un sistema di invio SMS e email per stimolare quindi i clienti a tornare in negozio. Questo significa che in quel caso dovreste appoggiarvi poi ad un altro software come SMS Hosting per la gestione del marketing. Vale la pena questo per le grandi catene, i grandi supermercati, dove ovviamente il marketing viene gestito a monte, ma per i proprietari dei singoli negozi capite che diventa veramente un costo un po' alto da sostenere. Inoltre le tessere in PVC con la banda magnetica non hanno dei prezzi proprio bassi. Vi faccio vedere, simulo un acquisto su Pixel Printing perché è una tipografia online con dei prezzi competitivi, quindi vi faccio vedere proprio dei prezzi. Beh, 4.000 tessere costano più di 1.000 euro, ovviamente da sommare al costo del gestionale. Inoltre cosa succede? Che molte volte io stessa ho l'app Stockard in cui mi inserisco tutte le app, magari tutte le, scusatemi, le fidelity card dei vari negozi e quindi magari spendiamo tanto per creare le tessere e poi non vengono neanche utilizzate. Quindi le tessere magnetiche vanno bene per le catene, le grandi catene, dove soprattutto c'è veramente un alto giro, cioè i clienti ci sono, c'è la coda dei clienti in cassa. La terza tipologia di fidelity card invece è quella che secondo me per voi è più interessante e sono le fidelity card digitali che potete creare con SMS Hosting o probabilmente esisteranno altri software. Come funzionano? Beh, sono delle tessere che i clienti possono salvare sul proprio smartphone all'interno del mobile wallet, quindi c'è sia sull'iOS che su Android. Fermi tutti, perché so che potreste pensare, va bene Marta, ok, per i clienti più tecnologici la fidelity card digitale ci sta, ma per la signora di 70 anni che non è molto avvezza alla tecnologia, cosa faccio? Beh, diciamo che quando voi registrate un cliente alla fidelity card digitale di SMS Hosting, viene inviato proprio all'utente, al cliente, un SMS con il link della fidelity card per consultare i punti. Quindi il cliente apre l'SMS e si va a vedere i punti. Volendo poi possiamo anche stampare la tessera e il QR code collegato, così da dare in mano qualcosa di tangibile al cliente se proprio vogliamo quello, oppure comunque il succo qual è? Che quando il cliente viene in negozio non serve che abbia con sé la tessera, vi potrà solo dire nome e cognome e voi potrete assegnare lo stesso i punti, quindi fondamentalmente la tessera serve al cliente per vedere quanti punti ha accumulato, però voi se ogni tot mandate in automatico un SMS che gli mostri quanti punti hanno, insomma non è assolutamente un problema, se no appunto come vi dicevo, cioè, le possono aggiungere la fidelity card al mobile wallet o consultarla da
dal link che gli inviate. Qual è il costo delle Fidelity Card di SMS Hosting? Potete provare il servizio gratuitamente per 30 giorni, senza carta e senza rinnovo, e vi lascio il link nella descrizione. Se vi piacciono, poi il costo è a partire da 14 euro al mese, con mi sembra 250 Fidelity Card, poi a salire col numero delle Fidelity va a salire un po' il costo, però vedete che è veramente una spesa irrisoria. In ogni caso potete provarle intanto gratuitamente. Come abbiamo visto, quindi le Fidelity Card sono molto interessanti per attività come la tua, ma visto che siamo abituati a fare le cose sempre molto molto pratiche, entriamo nel dettaglio e proviamo a capire come funziona la gestione di queste Fidelity Card, cioè cosa dobbiamo fare in concreto. Vabbè, vi iscrivete a SMS Hosting alla prova gratuita, poi configurate le impostazioni di base della Fidelity Card. Su questo ci sono davvero tanti tutorial che poi vi lascio sempre in descrizione, quindi siete davvero guidati in tutto. Poi c'è anche la nostra assistenza che è sempre disponibile anche al telefono, quindi insomma vi potete fare guidare. Comunque dobbiamo inserire le informazioni del nostro negozio, un regolamento Fidelity Card a norma di GDPR, che se non ce l'avete vi diamo già noi un template all'interno di SMS Hosting, quindi no problem, e stabilite quanto vale un punto, per esempio un punto un euro, il messaggio di benvenuto, e viene creato un form di registrazione dei contatti che utilizzerete per far iscrivere i clienti al, appunto, al programma fedeltà. Terzo step, dobbiamo inserire i premi, quindi decidere quali premi dare e i punti necessari per arrivare al premio. Per ogni premio poi possiamo impostare, questa è la cosa secondo me veramente interessante, degli SMS automatici che incentivino il cliente a tornare in negozio. Vi faccio un esempio. A Chiara mancano 10 euro di spesa per ottenere la manicure omaggio che ci ha raggiunto 50 punti. Bene, allora impostiamo un SMS automatico che parta quando Chiara raggiunge 40 punti e riceverà: ciao Chiara, ti mancano solo 10 euro di spesa per la manicure in omaggio, vieni a trovarci. Vedete che quindi i messaggi automatici sono assolutamente personalizzati, stimolano i clienti a venire in negozio e soprattutto li impostate una volta e non ci pensate più, quindi è veramente top. Una volta che abbiamo impostato tutte queste regole possiamo iniziare a iscrivere i clienti, quindi usiamo il form che avete creato con SMS Hosting. Potete tenere in cassa un tablet, uno smartphone, un PC, come volete, e iscrivere voi stessi clienti, oppure dare un QR code in cassa che possono inquadrare, che i clienti appunto possono inquadrare, possono arrivare al form e creare in autonomia la loro Fidelity Card. A questo punto il cliente riceverà un SMS con il link della Fidelity e voi avrete in automatico un contatto nel vostro database di SMS Hosting. Quando il cliente viene in negozio per effettuare l'acquisto, cosa succede? O ricercate nome e cognome del cliente, oppure il cliente vi mostra il QR code e voi con l'app SMS Hosting inquadrate il QR code, arrivate già nella sua tessera e con un click gli assegnate i punti. Quando il cliente poi ottiene i punti necessari per riscattare un premio, ricevi in automatico un SMS, vieni in negozio a prenderti il premio, e inoltre potete segnalare quel premio come utilizzato, quindi si scaleranno in automatico i punti e quindi è tutto automatico. Se avete delle domande sulla Fidelity Card digitale potete farle nei commenti, mi raccomando, oppure vi lascio sempre anche in descrizione i contatti dell'assistenza che possono sempre esservi utili. Allora passiamo alla parte di promozione, cioè abbiamo creato il nostro loyalty program e stiamo iniziando a proporlo ai nostri clienti in negozio, però vogliamo dare un po' un lancio alle iscrizioni. Vi do qualche consiglio. Intanto rendiamo semplice l'iscrizione, come vi dicevo prima, iscriviamo noi clienti in cassa, questo è un super punto che ci aiuta tantissimo. Poi diamo uno stimolo iniziale ad aderire al programma fedeltà. Vi faccio l'esempio: Combipel, sono andata qualche tempo fa in un negozio Combipel appunto, e c'erano esposti i prezzi per chi era cliente fedele, quindi aveva la Fidelity, e chi non ce l'aveva. I clienti della Fidelity avevano uno sconto abbastanza corposo, quindi io cosa ho fatto? Quando sono arrivata in cassa, la commessa mi ha detto: guarda, per avere quel prezzo lì devi fare la Fidelity Card, vuoi farla? Io ho detto certo che sì, e quindi vedete che è veramente anche qui un'idea molto interessante fare dei prezzi, magari su alcuni prodotti, dei prezzi scontati a chi ha la Fidelity Card. Quando inviate le newsletter ai clienti,
elementi, inserite poi in fondo anche una banda che ricordi l'iscrizione alla Fidelity, quindi con un click possono arrivare al forum e iscriversi, oppure anche nel vostro sito web, se avete un sito web, oppure fate anche delle campagne Facebook Ads, Google Ads, che promuovono il vostro programma fedeltà, ditelo nei social, nelle stories. Adesso tra l'altro nelle stories di Instagram possiamo mettere il link anche se non abbiamo 10.000 follower, e quindi facciamolo e promuoviamo questo bel programma fedeltà. E adesso siamo arrivati alla parte un po' più divertente, perché vi voglio mostrare qualche esempio di Fidelity Card dei big brand da cui prendere spunto. Le Fidelity Card infatti sono un'ottima strategia, e per questo le aziende, le catene, insomma le grandi veramente aziende utilizzano spesso i loyalty program. Le attività locali come la vostra però non possono ignorare questo contesto, in cui comunque i consumatori ricevono delle comunicazioni personalizzate e dei costanti incentivi all'acquisto. Quindi la spesa di un software di 14 euro al mese come SMS hosting è veramente irrisoria, però vi permette di fare un po' quello che fanno i big brand. Ma andiamo a vedere da vicino qualche esempio. Vi voglio mostrare cosa fa OVS, che ha questo programma fedeltà che si chiama OVS Friends e che premia i clienti con esperienze, offerte speciali, buoni, shopping, regali, eccetera. Come funziona? Il cliente si iscrive alla Fidelity Card con questo semplice form e riceve subito 5 euro di buono di benvenuto. Questa cosa di dare il buono di benvenuto si può fare anche con SMS hosting, quindi si possono dare anche già dei punti, per esempio, di benvenuto, e questo fa parte un po' di quella che chiamiamo la gamification, perché se un cliente ha già accumulato un po' di punti viene spinto, diciamo, ad accumularne ancora. Questo è un buon concetto di gamification, che poi vi lascio comunque anche il video su questo nella descrizione, che è interessante. Un euro di spesa equivale a un cuore, cioè un punto sulla tessera, e da 400 cuori, cioè 400 euro di spesa, il cliente riceve fino a un 30% di sconto e può scegliere dei premi dal catalogo. Io vi faccio vedere adesso, state vedendo come sono strutturate le categorie e i regali di OVS. Praticamente loro fanno dei regali da 0 a 500 cuori, regali da 600 punti in su e regali dai 1000 punti in su. Quindi c'è questa prima classificazione incrociata ad una classificazione di categorie, quindi per esempio chi vuole dei buoni, delle regali per la casa, dei regali per sport e benessere, per il tempo libero, insomma diciamo che quello di OVS è sicuramente un programma fedeltà molto strutturato, ma non vi spaventate se vi può sembrare complesso, perché chiaramente si tratta di una realtà molto molto grande, ma ve l'ho riportato perché secondo me può essere interessante vedere come gestiscono i punti, le categorie, i premi. È ovvio poi che il vostro programma fedeltà può essere molto molto più semplice, però secondo me va sempre bene avere qualche spunto. Un altro infatti esempio che vi porto è quello della Baby Card, cioè la Fidelity Card di Kikko. Citando le loro parole, ci dicono, vedete, infatti sottoscrivi gratuitamente la tessera fedeltà Kikko ed entra in un mondo di vantaggi pensati per te e il tuo bambino. Vediamo quindi come funziona il loro programma fedeltà. Il cliente si iscrive e Zack riceve 20 punti in omaggio, quello che vi dicevo prima. Un punto per ogni euro di spesa, promozioni esclusive, vedete qui, per gli iscritti al programma fedeltà, e poi vediamo queste tre fasce, white, blu e red. A seconda dei punti accumulati, il cliente entra in una fascia e dà specifici, diciamo, vantaggi. Per esempio, chi ha dagli 0 ai 299 punti per il compleanno riceve un buono di 10 euro, chi ha dai 300 ai 599 un buono di 20 euro, e insomma poi insomma va a scalarsi. Comunque vedete che ci sono dei vantaggi differenti a seconda dei punti, quindi della categoria in cui siamo, se siamo più, fondamentalmente abbiamo acquistato di più o di meno. Ci sono alcune cose molto interessanti in questo programma fedeltà, che sono la spedizione gratuita per chi ha un cliente che ha la Fidelity Card e ha tanti punti, questo può essere un'idea per chi ha un e-commerce. Il regalo di compleanno molto interessante, che si può automatizzare per esempio anche con SMS hosting, impostando un SMS automatico di compleanno, e delle promozioni esclusive dedicate solamente agli iscritti alla Fidelity Card. Bene, il terzo esempio che invece vi porto, che è quello a mio parere più semplice
da mettere in pratica, quindi può essere uno spunto veramente spiccio e concreto, ed è la P-Card, cioè la Fidelity Card di Pitta Rosso, rivenditore di calzature uomo, donna, bambino, eccetera. L'iscrizione al programma fedeltà può essere effettuata dal cliente in cassa e un euro di spesa equivale a 2 punti in questo caso. La gestione dei premi nella P-Card è molto semplice: più il cliente accumula punti, maggiore è la quantità di sconto che riceve. Con 300 punti un buono del 10%, con 600 punti un buono del 15%, con 900 punti un buono del 20%. Contate che appunto 900 punti, se sono 2 punti per euro di spesa, avrà speso il cliente 450 euro. Gli danno uno sconto del 20%. Pitta Rosso periodicamente invia agli iscritti alla Fidelity Card degli sms e email con offerte esclusive, quindi vedete che proprio mantiene il rapporto nel tempo, come tra l'altro anche gli altri brand. Allora siamo arrivati alla fine, cioè mi direte, va bene Marta, ok, inizio, come strutturare il mio programma fedeltà? Io vi consiglio di fare così: intanto scegliere a quanti punti far corrispondere un euro di spesa, cioè di solito è un euro un punto. Poi decidiamo se proporre dei regali, dei buoni acquisto, delle percentuali di sconto, questa lascio appunto è una scelta vostra. E poi con SMS hosting, come vi dicevo, potete creare davvero facilmente la Fidelity Card digitale del vostro negozio e iniziare da subito, cioè punto zero, perché tanto non vi serve nulla di in mano, no? È tutto digitale, potete creare da subito la Fidelity e far iscrivere i vostri clienti. Vi porto un esempio di un nostro cliente che utilizza la Fidelity Card SMS Hosting. È Michele, proprietario di una pizzeria da sport di pomodoro a Romano De Zellino Vicenza, che ha strutturato così il suo programma fedeltà, così vi do un po' un esempio. Per ogni 5 euro di spesa il cliente riceve un punto nella tessera. Quando il cliente accumula 10 punti riceve in automatico un SMS con un omaggio di 4 euro, ogni 20 punti un omaggio da 9 euro e così via. Io ho raccolto la testimonianza di Michele, poi mi metto comunque in descrizione il link all'articolo dove ho riportato proprio le sue parole, però appunto mi diceva che molte pizzerie propongono quella classica tesserina, come vi dicevo prima, di ogni 10 pizze ve ne regalo una. Cosa succede? Che i clienti perdono la tessera nel portafoglio, si dimenticano di tornare, mentre con le Fidelity Card digitali il cliente riceve un SMS automatico che gli ricorda di tornare, quindi sono super super efficaci. Un'altra testimonianza è quella di Stefano Boatti, che è titolare di Foto Digital Casteggio, quindi una fototipografia, e Stefano appunto mi raccontava che dopo vari anni di tentativi di Fidelity Card cartacee che non portavano risultati, si sono imbattuti in SMS Hosting, hanno visto queste Fidelity Card digitali, le hanno provate e sono veramente molto molto soddisfatti, perché poi il numero di clienti che si iscrivono è veramente sempre sempre crescente. La cosa interessante delle Fidelity Card è appunto la possibilità di inserire premi personalizzati, del messaggio automatico che avvisa il cliente dei punti che mancano al raggiungimento del premio, quindi diciamo che è proprio messo insieme un ottimo meccanismo, perché non è invasivo ma stimola il cliente a tornare in negozio. Anche qua vi lascio poi in descrizione il link all'articolo che ve lo potete andare a leggere. Bene, allora ci siamo arrivati alla fine. Cosa fare? Accedi al tuo account SMS Hosting, oppure se non avete ancora un account potete provare gratuitamente la piattaforma per 30 giorni senza carta e senza rinnovo. Vi lascio il link in descrizione, poi vi ricordo che il costo per la piattaforma premium di SMS Hosting, che vi dà le Fidelity Card più un'altra serie di servizi come newsletter, appuntamenti, promuovere appuntamenti Google Calendar, landing page, insomma veramente tante cose che vi consiglio di andarvi a vedere, però insomma con 14 euro al mese ve la cavate, secondo me è super, è top. Vi lascio poi anche in descrizione comunque riferimenti dell'assistenza nel caso in cui abbiate bisogno, e ovviamente poi utilizzate i commenti per fare tutte le domande del caso, oppure se utilizzate già le Fidelity Card digitali raccontate la vostra, che dopo magari, che ne so, potremmo anche evolvere in un mini case study. Bene, vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino alla fine del video. Vi chiedo che se potete mettere un like se vi è piaciuto il video o un dislike, in modo davvero da aiutarmi a capire quali sono i contenuti che vi piacciono di più. E mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.